Allora, il caffè per me è una passione che si è trasformata in lavoro e automaticamente il lavoro ha alimentato questa passione. Quindi nel tempo sono andato via via approfondendo questo settore e più lo approfondivo e più lo approfondisco, più aumenta la mia voglia di conoscerlo, di imparare delle cose nuove. E soprattutto mi ha portato in contatto con i produttori, che sono i primi fautori del prodotto di qualità. Piccole piantagioni gestite per lo più da famiglie, che lavorano il terreno, coltivano e seguono la crescita delle loro piante con una cura amorevole, proprio come fossero figli. Mi viene sempre in mente anche Don Paci, che è stato un po' un mio maestro da Panama, e era bellissimo vedere come toccava le foglie delle piante, con quale amore toccava le foglie delle piante, conoscendole quasi per nome, una a una. E ecco, tutto questo per me è la passione, tutto questo è il lavoro che io sto facendo, che è quello di far conoscere la realtà di queste piccole famiglie, il loro prodotto. Loro, per inciso, hanno l'unica via che hanno di sostentamento è cercare di fare un prodotto di elevatissima qualità, perché solo in questa maniera, non certo per la quantità, solo facendo appunto un lavoro di qualità riescono poi a ottenere un prezzo che giustifichi quello che è il loro lavoro. E dicevo, è quello che io cerco di far conoscere. Mi ritengo un messaggero di queste famiglie. Mi viene in mente appunto uno dei miei fornitori dell'Honduras che poco tempo fa ha postato su Facebook la foto di un coltivatore con scritto sotto: ricordatevi che dietro ogni tazza che bevete c'è il lavoro di un uomo in piantagione, ed è questo quello che io cerco di trasmettere, di far conoscere.